Salve a tutti, sono Senai Nuste, sono una studentessa del Cravetta Marconi di Savigliano e a maggio sono stata tra i fortunati che hanno partecipato alla mobilità VET di 3 settimane a Siviglia in Spagna. Questa mobilità si basava su uno stage lavorativo che veniva assegnato in base all'indirizzo di studi di ognuno di noi. Il terzo giorno della mobilità siamo andati a fare un colloquio nelle diverse aziende che sono state assegnate in base all'indirizzo di studi. Io dovevo andare a lavorare in un atelier di moda dove dovevo accogliere e aiutare con la scelta dei prodotti i vari clienti. Il giorno stesso però, durante il pomeriggio, abbiamo avuto una notizia particolare poiché è stato riscontrato un caso Covid all'interno del residence in cui alloggiavamo. Da quel momento iniziò la nostra quarantena di 10 giorni. È stata una situazione un po' particolare e difficile, soprattutto i primi 2 giorni, perché dovevamo adattarci e trovare un modo per far passare il tempo. Infatti sia io che la mia compagna di camera cercavamo di proseguire con lo studio della lingua spagnola o comunque fare dei giochi o raccontarci e conoscerci meglio. Inoltre aiutavano molto anche le conferenze che facevamo con le tutor di Incoma, dove ci approfondivamo lo studio della Spagna, delle tradizioni, della cultura in generale e anche della lingua. Molto spesso facevamo anche le conferenze con il consorzio dove ci dava le novità e ci spiegava come sarebbe andata avanti la quarantena. Al 10° giorno, finita la quarantena, ci è arrivata una bellissima notizia dove ci diceva che appunto la quarantena sarebbe finita e avremmo anche cambiato il nostro alloggio. Da residence saremmo passati in un ostello in pieno centro di Siviglia ed era stato aperto totalmente per noi. In questa settimana sono riuscita a far dimostrare a me stessa le mie capacità sia di adattamento che anche dal punto di vista sociale. Essendo una persona timida sono riuscita ad aprirmi e a socializzare meglio. Inoltre ho anche conosciuto il mio gruppo dove sono nate delle belle amicizie e inoltre ho visitato e girato la città di Siviglia e ho avuto l'opportunità di provare i piatti tradizionali spagnoli e vedere le tradizioni. Nonostante l'esperienza Covid è stata un'occasione che mi ha fatto crescere sia culturalmente che personalmente e ringrazio tutti coloro che l'hanno resa possibile e mi auguro che tutti i ragazzi e ragazze possano viverla.